Ognuno di noi ha le proprie idee politiche che ovviamente concorrono nella formazione di un giudizio. I problemi nascono quando le idee politiche sono così forti da non tener conto dei dati oggettivi. Sull'ex ministro Toninelli il dato oggettivo è rappresentato da una pagina intera che il Sole 24 Ore gli ha dedicato l'1 settembre scorso, in cui si evince il disastro conclamato che in soli 15 mesi è riuscito a concretizzare quest'uomo. Una validissima idea per sintetizzare il suo operato a tutti noi può offrirla una massima di Ennio Flaiano. Oggi il cretino è pieno di idee. Tuttavia, ancora di più, possono aiutarci i numeri che non solo nel paese, ma soprattutto nella nostra amata Calabria e quindi anche sulla strada statale 106, purtroppo, parlano chiaro. 77 opere pubbliche bloccate, 38 miliardi di euro di investimenti bloccati, il Megalotto 3, un investimento immane che avrebbe collegato Sibari a Roseto, garantendo sicurezza stradale e sviluppo in Calabria, praticamente alienato e persino scomparso dalla mappa delle grandi opere pubbliche, nonostante tra le 28 opere complessive era l'unica prevista al sud. Non risulta inoltre che ad oggi l'ex ministro Toninelli abbia risposto al presidente della giunta della regione Calabria Mario Oliverio, oggi suo alleato, e neanche al sindaco della città di Corigliano Rossano Flavio Stasi per informarli del cronoprogramma che definisce l'avvio dei lavori, nonostante queste due istituzioni l'hanno richiesto formalmente impegnate rispettivamente dal consiglio regionale a giugno e dal consiglio comunale della terza città della Calabria a luglio scorso. Così oggi ci ritroviamo senza più il peggior ministro delle infrastrutture della storia repubblicana. Però il danno è fatto. Ora chi ripara? Megalotto 3 bloccato e come se non bastasse rischia di essere commissariato nonostante abbiamo già un progetto ormai definitivamente approvato dopo 20 anni di burocrazia. Abbiamo il finanziamento ed abbiamo tutte le approvazioni possibili, per cui non si capisce l'esigenza di un commissario se non per la necessità di eliminare un'opera che già oggi è pronta per essere avviata. A questo occorre aggiungere che sotto la gestione fallimentare del ministro Toninelli sono state aggiudicate le progettazioni per la realizzazione di un'opera inutile e dannosa da Sibari fino a Crotone. La realizzazione di una nuova strada statale 106 sempre a due corsie per 772 milioni e mezzo di euro. Sulla Crotone Catanzaro l'unico grande risultato è stato quello di mettere in bilancio 14 milioni di euro circa per realizzare uno studio necessario alla realizzazione del progetto preliminare da mandare in gara per l'aggiudicazione. Tranne questi 14 milioni di euro, il fallimentare ministro Toninelli sulla statale 106 in Calabria non ha messo neanche un centesimo di euro per riparare anche solo una buca. In pratica è stato senza alcun'ombra di dubbio l'incidente più grave che si sia verificato nella storia della famigerata e tristemente nota strada della morte, perché è chiaro che queste scelte avranno delle conseguenze sui cittadini automobilisti che percorreranno la strada statale 106 in Calabria.